che calo. Fa talmente tanto caldo qua in Toscana che i girasole si girano dalla parte dell'ombra, tanto per farvi capire. Comunque ragazzi, ci sono anche delle buone notizie in questo caldo torrido toscano. Ho comprato, ho ordinato e pagato, mi deve ancora arrivare, la nuova bicicletta. Mi arriverà, spero, prima di questo fine settimana, e prima di questo fine settimana spero di farvela vedere. Vi avevo promesso qualche indizio, vi dico solo che ho comprato una taglia S. Lo so, un indizio del cazzo, però insomma, nei prossimi video sarò un pochino più esplicito. Comunque oggi, dopo molti video sul caldo, su come si deve affrontare l'allenamento al caldo eccetera, voglio parlarvi ancora una volta del calore, perché andare in bicicletta d'estate è bello, si fanno molte gare in estate, ma oltre al bel tempo c'è anche il calore. Questo calore ci fa durare molta fatica e soprattutto ci fa perdere molti liquidi. Perché? Perché il nostro organismo regola la temperatura interna tramite un processo di termoregolazione che prevede di disperdere il calore appunto tramite il sudore. Questo meccanismo di termoregolazione funziona benissimo quando la temperatura esterna è più bassa di quella del nostro corpo. Quando avviene il contrario, come oggi, dove io magari ho una temperatura interna di 36 gradi e qua fuori ci sono 41 gradi, la termoregolazione va a farsi benedire. Inutile che vi stia a dire che il periodo migliore per uscire in bicicletta è la mattina presto, questo si sa, così come è meglio uscire magari verso le 6:30 come sto facendo io. Questo ormai è una cosa risaputa, la sanno anche i muri. Comunque è sempre bene ripeterlo, perché come dicevano i romani, repetita iuvant. Bisogna bere molto, bere in modo costante, ho fatto diversi video su questo, andateveli a vedere. Bere anche bene, cioè bisogna anche idratare non solo con liquidi ma anche con sali minerali e zuccheri, che quelli non guastano mai dato che sono il carburante dei nostri muscoli. Importantissimo in queste giornate è tenere la testa bagnata. Considerate che la testa di un uomo, di una donna, insomma della specie Homo sapiens, è il punto in cui si dissipa il maggior numero di calore. Quindi bagnare e raffreddare la testa costantemente è un buon modo per sopportare meglio il caldo. Altro consiglio che ormai tutti sanno: dovete scordarvi di bere alcol nelle giornate molto calde, soprattutto se avete in programma allenamento. Lo sapete, per degradare una molecola di alcol il nostro organismo utilizza una quantità smisurata di acqua, che viene sottratta ovviamente al gesto tecnico e alla termoregolazione. Inoltre fate come me: quando fa molto caldo non cercate il record su Strava, non cercate di mantenere un ritmo molto elevato, abbassate l'intensità e magari anche il volume della vostra uscita in bicicletta. Ultimo consiglio, questo diciamo è il consiglio della nonna: quando fa molto caldo prediligete sempre alimenti ricchi di acqua come frutta e verdura. Ok ragazzi, questo credo sia davvero l'ultimo video sul caldo, non lo faccio più, però ormai è diventato un compagno di viaggio questo caldo, e quindi sono costretto a parlarvene perché voglio che anche voi possiate allenarvi in tutta sicurezza. Bene ragazzi, sono le 6:40, torno a casa, doccione, aria condizionata a manetta, ci vediamo al prossimo video e alla prossima, ciao ciao!